perché preservi il loro benessere, in quanto se tu abbatti determinate cose oppure certe cose le compri già abbattute, chiaramente devono avere una provenienza e dei protocolli adeguati, secondo me è un valore in più, perché con tutto quello che si sente in giro, insomma, soprattutto sul pesce che chi fa crudo e non abbatte, tu sai benissimo che esistono determinati problemi alla fonte, no? E quindi se abbatti, secondo me è tutto più sicuro. Poi noi abbiamo dei sistemi di cucina che sono un po' più all'avanguardia, quindi lavoriamo a ultrasuoni, quindi con gli ultrasuoni sei in grado di abbattere tutta la carica batterica senza magari anche abbattere, ma quello è un altro discorso. Noi con Filippo abbiamo discusso sull'asterisco per quello che riguarda le cose che un ristorante può abbattere, perché è preparare anche come facilità di lavoro. Naturalmente è una normativa che non è presente in Europa, quindi è presente solo in Italia, quindi qualcosa sicuramente in tutte le normative scritte tanti anni fa va rivisto, però sicuramente ci vuole tempo, ecco. Il cliente si fida del luogo, si fida del posto, ecco. Certo che è per chi viene al ristorante e vorrebbe trovare un prodotto fresco o comunque abbattuto da fresco. Per chi lo utilizza, allora benvenga l'asterisco, perché almeno chi usa il congelato avrà una costanza di qualità in un ristorante medio-alto. Nei ristoranti altissimi come il mio assolutamente non sarà mai nulla congelato, ma solo qualche abbattuti alcuni alimenti, perché la legge lo prevede. Tutto qua. È un sinonimo di garanzia per la media e buona ristorazione.